Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere come suonare questo avanzato riff in slap. In realtà poi di slap tradizionale ce n'è abbastanza poco perché alla fine quando vai a sentire questi groove fatti tipi 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 ta, in questo modo non c'è spazio per lo slap tradizionale che vedrebbe più pollice con note reali. Qua abbiamo delle diverse tecniche che vanno a sommarsi, tra cui c'è anche lo slap, e per creare appunto questi groove con tanti sedicesimi e che si riescono a portare ben su di velocità. Quindi andiamo a vedere nello specifico. Innanzitutto, suddividiamo il groove in due parti. La prima, dove facciamo questa tecnica, e il secondo invece dove andiamo a suonare delle terzine di sedicesimi che vediamo a parte e poi andiamo a unire tutto insieme. Allora, prima parte, innanzitutto iniziamo non con un colpo slap come potrebbe sembrare, ma in realtà è un hammer, quindi hammer on solo mano sinistra sulla nota do. Secondo colpo, col dorso delle dita andiamo a colpire 2/3 corde, stoppandole di qua in maniera che escano ghost, con il dorso appunto con le unghie puoi creare questo suono. Quindi 1, 2. E inizi a esercitarti così un pochettino sopra. Poi andiamo a mettere il terzo suono, che è uno strappato fatto con l'indice sulla corda Sol. Quindi di qua sto sempre stoppando con la mano. Io ho fatto il Do e poi con il resto della mano vado a stoppare le corde in maniera che non risuonino. La prima nota, il Do, è un po' più lunga, un ottavo. Gli altri due sono sedicesimi. Uno, secondo suono, terzo suono. E mi esercito mettendo questi tre. Andiamo a inserire il quarto suono. Il quarto suono è un hammer on sulla nota Sol. Io lo faccio con l'anulare. Quindi sempre la prima nota, ottava, un po' più lunga. Corta, corta, corta. La provi lenta, lenta e piano piano la porti su. Ok, andiamo a mettere il quinto suono è una ghost note di nuovo fatta strappata con il pluck sulla corda Sol. Questa qua sarà un po' più lunga, quindi chiaramente la ghost non ha una lunghezza, però la tengo lunga un ottavo. Quindi la lascio un po' più sospesa, puoi vederla sia come di ottavo che suonata a sedicesimo, con poi pausa di sedicesimo dopo. Allora, dopo l'ultimo colpo, scusa, scusa, ho sbagliato. Scusami, lo strappato viene fatto poi come ultima. Ricapitoliamo un secondo, ti chiedo scusa. 2, 3, 4. Il quinto suono è fatto col thumb sulla corda re, sul sol appena suonato in hammer. Con il thumb vado a fare la ghost note. Ok? Invece quella che ti avevo detto prima, che però è un sedicesimo, viene fatta poi come ultima nota, quindi come sesta nota. 1, 2, 3. 4, oddio, non ho sbagliato. Scusami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Chiaramente è normale perché è un incastro, quindi una volta che l'hai imparato, poi non ci pensi neanche più e le tue mani lo vanno poi a fare in velocità.
per poi ricadere dopo il sesto suono, andiamo sul battere del 3 praticamente. E qua finisce il nostro primo groove. E quindi esercita su questo. Tra ta ti pi ti ta. Ta. 4. 4. 4. 4. 4. Quindi per finire 4 quarti li lasci le pause dopo, così hai tempo a riprendere il groove. Seconda parte. Nella seconda parte abbiamo queste terzine di sedicesimi. Io le faccio sulle note Re, La e Sol. Innanzitutto partiamo con la tecnica. Sono anche qua Emmer. Re, La, Sol. Quindi esercitati anche a fare questi Emmer, perché non sono facilissimi. Il dito deve cadere in maniera secca e a martelletto. Ok? In un secondo momento vado a tirare fuori la terzina, che è fatta sul 2 e sul 3 con due ghost, una col pollice e una con lo strappato. 1, 2, 3. Quindi faccio il Re, la ghost sul Re appena suonato e lo strappato mentre ricarico la mano. Quindi in un solo movimento di mano destra vado a fare tre note. La prima viene fatta dalla mano sinistra, 1, e le altre due dalla destra, che scende giù e risale su. 1, 2, 3. All'inizio esercitati solo su una nota. Dopo la vai a spostare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ti segnalo che sul La e sul Sol la ghost col pollice vado a seguire la corda, quindi la faccio sulla corda di Re. In realtà potresti farla anche sulla corda di La, funziona benissimo lo stesso, devi solo aumentarne il controllo di qua. Quindi se sei bravo a controllare di qua, puoi farla su qualunque delle due note, delle due corde, scusa. Andiamo ad unire il tutto. Non me lo ricordo più. Ok, quindi andiamo a prendere la prima parte. Ta. Poi spostiamo la mano. Qua l'ultimo Do prima di fare il secondo groove è di un ottavo, quindi abbiamo comunque tempo per spostare l'impalcatura di tutta la mano in giù e poi fare questi tre terzine di sedicesimo, che appunto sono la prima nel levare del 3 e le altre due sono sul 4. E questo è quanto, quindi oggi ho rispolverato questo il mio vecchio jazz del 76, erano quasi forse 2 anni che non lo tiravo fuori e infatti scusami, le corde sono vecchie appunto di 2 anni, però comunque mi piace sempre come suona questo jazz, quindi prima di cambiarle ho voluto ancora fare questo tutorial. Quindi è vero che le corde nuove servono e aiutano, però anche su quelle vecchie comunque si può fare tecnica e si possono fare anche groove in slap. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto scrivimi qua sotto nei commenti appunto qualche opinione o se hai qualche richiesta, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto.